Buonasera, buonasera a tutti, io sono il dottor Max che come al solito vi parla dalla Tanzania. Allora, oggi è un giorno molto speciale per me, intanto saluto tutti naturalmente, è un giorno molto speciale, infatti oggi è il 19 e oggi ho celebrato con degli amici il mio secondo anniversario da quando sono arrivato. Il tempo è incredibile, passa velocemente. Siamo andati a mangiare fuori, una cosa semplice. Abbiamo anche approfittato che oggi era il compleanno del figlio di Marco, che chi viene poi qua conoscerà, è quell'amico che poi ci dà la mano, il grosso aiuto per ottenere la residenza, ora poi ve ne parlo. E quindi diciamo che mi sono goduto veramente sino adesso questi 2 anni. Allora, è unito anche Max. Dunque, oggi volevo dire anche poi altre cosettine. È arrivata finalmente la stagione delle piogge e negli ultimi 3 giorni hanno riscontrato il record di precipitazioni. E quindi io ho sempre detto, è vero, no? Che il tempo è magnifico, una cosa e quell'altra. Effettivamente anch'io non ho mai visto piovere così tanto. Poi dopo magari apre, esce il sole di nuovo, no? Insomma, la temperatura non è che vada giù molto, però ha rinfrescato parecchio e quindi finalmente vedo anche la stagione delle piogge. Finirà grosso modo a fine mese e quindi poi inizia veramente la bella stagione da maggio fino, direi, ottobre, novembre inoltrato. Allora, oggi vi comunico una notizia che conferma già quello che noi sapevamo, che effettivamente non ci sono problemi per ottenere la residenza in 3 giorni. Un'amica dall'Italia, Mariella, è arrivata lunedì e in 3 giorni abbiamo fatto tutto. Oggi a lei, addirittura a Luna, gli è stata consegnata la tesserina, no? Che è tipo una carta di credito. Con la sua residenza. Anche lei è venuta principalmente per fare la residenza. Domani andiamo a Zanzibar, sabato riparte, quindi siamo un pochino di fretta su Zanzibar, però insomma qualche cosa riusciamo a fare. Diciamo che il problema che abbiamo in questo momento è quello in relazione alla fine del Ramadan. Il Ramadan finisce o giovedì o venerdì, che segue il ciclo lunare. E ovviamente, essendo un'isola ad alta densità di musulmani, fanno festa, scendono per le strade, chiudono tante volte il traffico e quindi bisognerà un po' vedere come si organizza, diciamo, questo giovedì e questo venerdì. Bene. Allora, io sto lavorando da tempo per chiudere un contratto per un amico che ha già programmato di venire qua, probabilmente verso luglio, diciamo da luglio a settembre, che sta acquistando un terreno. La prossima settimana devo andare a chiudere la trattativa e su questo terreno abbiamo in progetto di realizzare o 3 o 4 unità di quelle casettine, no? Che si ricavano spesso e volentieri anche da container e questo è stato dovuto principalmente a 2 esigenze principali. La prima è che questo amico ha un budget piuttosto limitato e in questo momento, cioè soldi ne ha naturalmente, no? Però ha un budget piuttosto limitato, in questo momento anch'io non gli ho suggerito di comprare, di investire in una proprietà, perché poi c'è sempre da farci delle spese, una cosa e quell'altra, e non è in condizione secondo me di farlo. E quindi da un lato dobbiamo creare una sistemazione per loro, magari una camera, 2 camere economiche, e ovviamente le case prefabbricate sono la soluzione migliore. Anzi, sono 3 le ragioni per le quali faccio questa operazione. La seconda ragione è che sono anche più veloci, perché la stessa casa, se la fai in muratura, ti costa di più, ma ti ci vuole almeno il doppio del tempo. E la terza ragione è perché quando poi vengono gli amici dall'Italia, magari ci sono alcuni che mi hanno chiesto, guarda che io voglio venire, però voglio venire un mese, 2 mesi, 3 mesi, eccetera. E io queste persone le sistemo male,
Per due ragioni. Primo, perché qui fanno contratti di almeno 6 mesi. Si può ottenere un contratto di 3 mesi, ma non uno di uno o uno di due. E poi perché sono tutti appartamenti o case grandi. Quindi io, una persona singola che viene da sola, non la posso sistemare per un mese, due o tre, quelli che sono in una casa di 3 camere, perché va a spendere un sacco di soldi e poi non ha nessun senso. Quindi se noi riusciamo a creare un hospitality, si potrebbe chiamare anche così, con questa soluzione, con unità di una camera o 2 camere, naturalmente risolviamo anche queste esigenze. Vi posso accennare che due di queste strutture saranno sicuramente in affitto a disposizione, però le altre due potrebbero anche essere acquistate. Se qualcuno è interessato a farlo. Ovviamente anche questa è una cosa molto conveniente perché con una certa cifra, ora io non ve la so quantificare in questo momento, no? Perché dipenderà se l'unità il prefabbricato è a una camera, 2 camere, più terreno, meno terreno, insomma, diciamo così, però ci potrebbe anche essere la possibilità di acquistarlo. E se io seguo questa cosa qui è perché ci vedo, diciamo, l'utilità. Uno può venire in affitto e poi a fine maggio io dovrei essere in condizioni, devo parlare anche col proprietario del terreno naturalmente, e deve poi decidere se vuole vendere magari una o due unità. Che tenete presente è sempre l'investimento. Io cerco di proporvi delle cose vedendole proprio nel medio e lungo periodo. Bene? Allora, vediamo un pochino se mi sono scritto delle altre cosettine qua. Per venire non è più in questo momento necessario il PCR. Nella stragrande maggioranza dei casi non serve, soltanto l'Ethiopia Airlines in questo momento lo richiederebbe, però di fatto non controllano più niente, quindi il mio suggerimento è quello di, se volete venire, è quello diciamo di non preoccuparsi troppo e venire senza PCR. Va bene? Poi, per quello che riguarda la programmazione, non so se c'è all'ascolto adesso Max, Gabriele, eccetera, che non hanno ancora programmato effettivamente niente, tenete presente che vi suggerisco di venire o la domenica o il lunedì o il martedì, soprattutto per coloro che vogliono poi fare la residenza. Va bene? Così sfruttiamo i primi 3 giorni per farla e i giorni successivi andiamo a Zanzibar con tranquillità e praticamente facciamo, insomma, 2 cose importanti, perché venite a prendere la residenza, ma nello stesso tempo potete fare anche la settimana investigativa, diciamo così, completa, senza perdere niente. Ecco, queste sono praticamente le cose che avevo in mente di dirvi stasera come novità. Poi io sto andando avanti anche per l'accertamento, diciamo così, la fattibilità dell'acquisto di una zona terriera che è vicino a Tumba, a Tumba Town, scusate, Fumba Town, che è questa piccola città, non tanto piccola, sono 3.000 appartamenti. Bella cittadina che stanno sviluppando a sud di Stone Town. Lì accanto c'è questa zona collinare. Il problema è che sono tutti pezzettini di terreno ed ogni pezzettino appartiene a un soggetto diverso. Quindi dobbiamo lavorarci un pochino con questo responsabile della zona che si chiama Scia, sarebbe come il sindaco, no? Responsabile della zona. Per arrivare a capo di qualche cosa. Quello è un ottimo investimento perché una volta che il Fumbatown è completato, faranno anche scusate, la spiaggia. C'è una disposizione molto conosciuta per prassi che le spiagge non possono essere private e devono essere aperte al pubblico. Quindi chi investe poi compra una proprietà in questa zona che dicevo, si garantisce anche il servizio non soltanto della spiaggia nuova gratuita, ma
ma si garantisce, ma può contare anche su tutti i servizi che il piccolo centro commerciale che hanno creato all'interno di Stonetown offre. Quindi avete il supermercato, la palestra, il salone di bellezza, tutte quelle attività, ovviamente ristoranti, bar, tutte quelle attività che sono poi necessarie a chi vive a Stonetown. Ecco, questo sono, diciamo, io con tutte le volte che vado, vedo terreni nuovi, zone nuove, e io, quando poi venite, non è che vi faccio vedere tutto quello che ho a disposizione. Io magari ve lo dico, però poi cerco di indirizzarvi subito in cose di cui io sono sicuro, perché uno dei problemi più grossi è che qui ci sono tanti furbacchioni anche qua, che ti dicono che hanno un terreno, ti presentano dei documenti, i documenti sono falsi, te in buona fede gli dai 10.000 euro, loro spariscono, e quei soldi o dollari che siano, e poi è impossibile recuperare questi soldi. Quindi tutto quello che vi presento io è controllato da avvocato che verifica se esiste il famoso certificato di proprietà che si chiama title deed o meno. E quindi a seconda che esista o che non esista, ci si muove in una maniera o ci si muove nell'altra. Ovviamente se il title deed è disponibile, tutta la procedura è più semplice e soprattutto senza rischio. Ci sono diverse zone molto interessanti, però dovete anche considerare una cosa, che io quando vado a Zanzibar sono in trasferta, perché non vivo a Zanzibar, quindi se inizio a sparpagliare troppo le proprietà sull'isola, poi anche per me diventa importante seguire dei lavori, insomma, perché bene o male responsabilità ce l'ho io, soprattutto all'inizio, no? Quando uno è inserito, ovviamente liberissimo di scegliere altri consulenti o insomma altre persone. Tutti coloro che vengono, come è successo anche l'altro anno, hanno la possibilità di conoscere, di incontrare, di fare anche domande al console onorario Stefano Todisco, con il quale non siamo in affari, non siamo in business, però in un certo senso lo siamo, no? Perché poi lui mi ha già presentato l'azienda di costruzione, mi ha già presentato l'avvocato, insomma, è lì da tanti anni e per fortuna è disponibile, ci posso contare, e quindi diciamo che non è solo una cosa mia. Qualsiasi cosa possa succedere, potete contare sia sul console onorario che per le piccole cose anche sul mio ragazzo, no? Su questo signore che questo ragazzo che mi segue, guida la macchina, però fa anche tante altre piccole cose, lui è di Zanzibar e quindi diciamo che è una persona abbastanza affidabile. Io a Zanzibar ho la macchina, quindi quando Carla viene, buonasera Renata, ma si sa anche te, sì. Oppure insomma quando vedi alla macchina a dare non ci serve, ma andando là abbiamo anche la mia macchina che vi porta in giro qualsiasi cosa dobbiate fare. E io ho fatto questa scelta perché ho preso delle piccole fregature con dei tassisti della zona che quando vedono che sei un bianco se ne approfittano sempre. E allora con Omar ho detto: no, voglio la macchina mia. Abbiamo preso la macchina, così almeno risparmiate anche circa il 50-60% solo per l'utilizzo della macchina quando vengo, va bene? Che è praticamente quasi gratis, c'è un minimo, proprio un minimo da pagare, mettetela un po' di la benzina che serve, pagate un minimo ad Omar e risparmiate sicuramente il 50-60%. Tenete presente che i costi di trasporto sono molto elevati qua, perché la benzina in proporzione costa di più che in Italia. Allora, io mi fermerei qui per il momento. C'è qualcuno che ha domande per caso? Allora, ricordo che per quello che riguarda il discorso dell'oro, siccome la gran parte di voi venite con il piano sci, no? Non c'è obbligo di acquisto di oro. Naturalmente dovete dimostrarmi, insomma, dirmi la verità, che avete
proprietà a sufficienza, patrimonio a sufficienza per insomma stare lì tranquilli. Tanto il visto lo prendete per 2 anni e poi se volete continuare a rimanere una cosa e quell'altra, vi trovate bene, non avete problemi di soldi, potete ovviamente rimanere a Zanzibar, si sta non bene, benissimo, ecco, se uno c'ha qualche soldo in tasca. Però è, per quello che mi riguarda, altamente consigliato fare un piccolo investimento in oro. È un principio di diversificazione, come sapete, immagino tutti, no? Stiamo andando verso questo benedetto grande reset, non si capisce niente di come lo faranno, di come lo vogliono fare, eccetera. E non ci si può fidare molto, purtroppo, delle banche, ma non perché le banche in sé siano, insomma, cattive. E purtroppo anche nelle banche italiane, come sapete, devono seguire quello che sono le disposizioni internazionali. 4 mesi fa è fallita la seconda banca più importante, non era una banca, era praticamente un istituto più importante che trattava criptovalute, e quelli che avevano investito in queste cripto hanno perso tutto. È inutile stare dietro all'assicurazione. L'assicurazione, ve lo dico per esperienza, non pagano le assicurazioni, trovano sempre un sacco di cavilli e alla fin fine, come è successo in America nel 2008, e io c'ero, parlo a ragion veduta, trovano sempre poi dei problemi per non pagare. È fallita, sono fallite, sapete, 2 banche in America, altre 3 o 4 o 5 sono ad alto rischio, hanno messo una pezza alla Credit Suisse creando un mostro perché facendo l'unione con l'UBS, erano le 2 banche più grandi svizzere, l'hanno dovuto fare perché non hanno avuto tempo nemmeno di pensare, hanno fatto una cosa contro legge, perché per la legge di trust una banca non può avere ovviamente più del 51% del mercato. E quindi ora naturalmente non so quello che faranno, probabilmente non faranno niente, però gli svizzeri ovviamente avevano paura di perdere la faccia e all'ultimo hanno dovuto fare questa cosa. Una cosa che è illegale, perché senza l'autorizzazione dell'antitrust non potevano fare questa operazione, questo merging qua. E quindi io poi sapete che io lavoro come consulente, indipendente che in questo momento si appoggia a questa azienda tedesca che a sua volta mette l'oro in un trust, che è un fondo fiduciario. È evidente perché io preferisco questa soluzione. Preferisco perché qualsiasi cosa succede loro al sicuro. È vero, ci sono altre aziende che operano nella stessa maniera, ma io ci sto ancora lavorando ed è abbastanza difficile riuscire a reperire le informazioni a riguardo. Se c'è qualcuno di voi che ha fatto già comprato l'oro con delle aziende, quando in linea di massimo sono in Italia o in Svizzera, no? Però qualsiasi sia, un'azienda importante, e mi vuole contattare per parlarne, mi fa un grande piacere, perché io, se no, devo aprire il conto, sapete come funziona, no? Devi aprire il conto, comprare l'oro, aprire un conto, fai vedere che vuoi fare una cosa seria, parlare con un responsabile, magari parli con un responsabile che è lì da poco, che non ti dice nemmeno le informazioni precise, io mi trovo a mettere insieme questa carta comparativa e poi scrivo le stupidaggini. È un lavoro veramente, provate a farlo, veramente, veramente. Se c'è qualcuno che ha già delle esperienze con altre aziende che operano nel settore, come Banchi Metalli, no? Sarebbero dove si compra l'oro o l'argento, quello che è. Se mi contatta, 10 minuti dopo tutto e gliene sarei particolarmente. Avete domande? Allora, c'è per caso qualcuno, Max o Gabriele, anche che avrebbe eventualmente una mezza idea di venire prima dell'estate?
Sì, Avete Ciao. Sì, Max, dimmi. probabilmente io verso giugno, però ti devo dare la conferma poi. Non sento bene. Allora, scusa Massimo, la voce è disturbata, non ho sentito quasi nulla. Comunque magari ci Allora, scriviamo in privato. Pronto, mi senti? Ora sì. Sì, ora sì. No, ora non sento Adesso è nulla. sparito. Non sento niente. Ecco, Max. Oh, finalmente. Mi senti? Adesso sì, ora sì. Allora, la seconda e terza settimana di giugno sono lì, via. Però io lo sapete che c'ho anche altre persone, eh? Cioè, come si dice, che prima arriva, prima alloggia, perché poi comunque c'ho. Perché vedi cosa mi succede, Max? Che se io poi prendo la seconda settimana, per esempio, sono già occupata l'ultima, io non devo poi rientrare a casa, capito? Sì. Non ce la faccio, sinceramente. Quindi Ok. bisognerebbe che tu mi dicessi prima possibile se vuoi la seconda o la terza, così le prenoto e a giugno sono a posto. Va bene, ti Capito? mando il messaggio privatamente, ok, va bene. Sì, non c'è problema. Va bene. Ok, Ecco, se grazie. no dicevo una volta, prego, grazie a te. Una volta, ecco, dicevo giugno, luglio sono messo abbastanza male, però vediamo un pochino. Luglio potrei, sì, la seconda settimana di luglio è a disposizione, è disponibile, e poi agosto, sì, no, agosto per il momento è ancora libero. E un altro aspetto di cui volevo parlare è quello relativo al discorso del costo dei biglietti, perché è evidente che prima li comprate e meno pagate. Comprate un biglietto 3 mesi prima, lo pagate la metà. Poi, se venite durante l'estate, cioè la stagione piena, praticamente agosto, no? Anche luglio, ma agosto i costi sono considerati circa il doppio, un po' per tutto, ecco. E forse i biglietti aerei anche 3 volte costano, agosto. Avete altre domande? Ecco, stasera, se non avete altre domande, potremo anche chiudere qua, perché è inutile che poi vi dico come al solito, vi ricordo che per chi ha problemi legati alla vaccinazione, una cosa e quell'altra, io ho una soluzione ormai testata che funziona molto bene e che comunque prima o dopo dovrete fare, mi spiego. Una volta che si fa quella procedura lì, si ottiene un QR. Ho fatto una ricerca abbastanza accurata perché volevo capire bene le cose e ma mi hanno detto che il QR non scade, cioè il QR diventa come il codice d'identità nostro, no? La carta d'identità, per cui rimane sempre quello. Non è collegato al fatto che uno abbia fatto il vaccino e che il vaccino scada e che deve fare richiamo.
Quello è un aspetto legato alla sanità. Quindi se poi va dal medico, magari il medico dice, oh, devi fare richiamo, devi fare richiamo. Però il QR rimane. Quindi se uno, per esempio, deve volare, una volta che ha ottenuto il QR, può succedere qualsiasi cosa, il QR è sempre valido. Capite? Secondo me, prima si fa, meglio è, perché non ha scadenza il QR, perché adesso questa disposizione c'è. Io non lo so se ci sarà ancora nei mesi a venire. La mia preoccupazione è questa qui, perché poi purtroppo nella vita le cose cambiano. E adesso è anche a condizioni, diciamo, accettabili, però non è che i napoletani sono solo a Napoli, eh. Anche qui quando vedono che possono fare soldi, non è che siamo proprio stupidi. Mi sentite quello che dico? Sì. Sì, Okay. Gabriele, hai per caso notizie? Scusami, domande? Renata? Ecco, se avete una No, mezza credo. intenzione, se avete una mezza intenzione, insomma, appunto, di venire, facciamo un discorso che se si dovesse fare a settembre-ottobre, va bene. Ma almeno risparmiate il 50% sul biglietto aereo. E parlavo oggi con Mariella che è venuta, dice, oh, non sapevo questa cosa. Mariella, che vuoi ti dica, non lo so. Ecco, però in linea di massima tenete presente che se un biglietto comprato anche un mese prima costa 750, lo comprate 3 o 4 mesi prima e vi costa la metà. Ma questa pensavo che io fosse una cosa abbastanza conosciuta, no? E saputa. Va bene, via. Allora facciamo così. Se non avete altre domande, io stasera chiuderei qui l'intervento. Abbiamo detto quello che si doveva dire. Naturalmente io sono a disposizione domani vado a Zanzibar, però chiunque ha bisogno di chiedere una cosa mi manda un messaggio e non c'è problema. Va bene? Benissimo, allora io ringrazio tutti e vi do appuntamento. Se avete curiosità, non avete ancora partecipato, avete delle curiosità sul discorso dell'oro, l'intervento sull'oro è il sabato alle 9, mentre quello sul piano B e il piano C, come al solito, è il mercoledì alle 21. Va bene? Vi ringrazio e buonanotte a tutti. Ciao. Grazie, dottor Max. Buonanotte, buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao, ciao.